dell'Umbria Volley aveva fatto capire che la società non si sarebbe iscritta, ma poi alcuni imprenditori del Tifernate si sono messi insieme rilevando il titolo sportivo dell'Umbria Volley e permettendo alla società, alla squadra di poter giocare anche il prossimo campionato, con molta probabilità in Serie A1, dunque nel massimo campionato dovrebbe svolgersi il derby con la Sir Safety Perugia Volley. Si sta lavorando, il direttore sportivo Andrea Sartoretti sta lavorando per quanto riguarda la scelta tecnica. I nomi erano due: Emanuele Zanini e anche Elde, che ha guidato San Giustino nell'ultima parte di stagione. Elde, che tra l'altro aveva raggiunto un accordo verbale con la vecchia società, accordo che è evidentemente decaduto. Ma insomma, questi sono i nomi caldi per la panchina degli Alto Tiberini. Sartoretti ha fatto sapere che la scelta sarà comunicata nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Intanto è stato fissato però il primo impegno ufficiale il 7 luglio alle 11 al Palakemon, quando il club di San Giustino verrà presentato al pubblico. Abbiamo fatto uno sforzo, ha detto Andrea Sartoretti, per premiare la passione e la voglia di volley di un comprensorio, di una città che ci è stata molto vicina in questi 2 anni.